Per presentare la lista che NCD e UDC hanno messo in campo per le europee ci sono tutti, dal segretario del nuovo centrodestra Alfano a quello dell'UDC Cesa e poi il capogruppo alla Camera De Girolamo, il coordinatore regionale del nuovo centrodestra Gioacchino Alfano, il vice segretario regionale dell'UDC De Mita, l'assessore Sommese e molti tra amministratori locali e sindaci. Segno di un impegno per il primo vero banco di prova per questa nuova formazione politica. Politica che, come ribadiscono Alfano e Cesa, non vuole essere solo un'alleanza elettorale, ma in prospettiva, nel segno del popolarismo europeo, vuole diventare anche nuovo soggetto politico per aggregare i moderati. E la campagna in questo schema è fondamentale per il potenziale di consensi. Rimettere insieme i moderati italiani intorno al Partito Popolare Europeo, che significa ridar forza a un partito popolare vero, non populista. E siamo anche convinti che dalla Campania possano arrivare alcuni segnali molto forti per l'Europa. Il primo segnale è l'Europa dei territori.